Mia moglie poi ha delle amiche, non so per quale motivo. Noi stiamo sulle palle alle amiche di tua moglie, sono false. Quando arrivano in casa, ciao, come stai? Bene. Ho saputo che non stavi bene, adesso sto bene. Sono cattive. Mia moglie ha delle amiche che si sono avvicinate a lei per renderle più piena la giornata. Lottano contro dei problemi dell'umanità, sembra che tutte le cose siano colpa mia. Tipo la notte, mentre dormiamo, mi dice: vai di là a spegnere il puntino rosso della televisione. Un'altra le ha proposto come risparmio energetico di tenere gli alimenti fuori dal frigorifero. Io ho detto: va bene, io sono d'accordo. E dove li teniamo? In balcone, giusto? Io abito al primo piano. Al mattino tiro su la tapparella, è pieno di equadoregni che mi mangiano il prosciutto crudo. Li senti, portano al tavolino: oh, la Pucci, una cerveza, por favor. Luca, negli occhi della tua ragazza, da qua su, per mezzo di un effetto ottico, io vedo di quanto lei sia realmente innamorata di te. Purtroppo, fra 2 o 3 anni, c'è una mutazione genetica naturale che lei subirà nei tuoi confronti. Ci sono 2 tipi di donne: quella che ti chiama piangendo, quella io non era anche mio, che tu dici: amore, sei in ascensore, vuoi che ti chiamo dopo? O se no quella che c'è 3-4 mesi che non ce la fa più, non ti sopporta più, ti chiama, sembra l'esorcista, gli gira la testa, adesso basta, meno di coglioni, ti esce il verde dal telefono, ti propone la convivenza. Noi maschi ci spaventiamo. Comincia il telefono: allora, ho visto un divano da mettere in soggiorno della Chateau d'Ax, stiamo uscendo dei champion di Guilleroche, 4.300 euro, questo lo paghi tu. Va bene. Ho visto un appartamento in centro a Milano, 6.000 euro, questo lo paghi tu. Va bene, io guadagno 1.250 euro al mese, non so che cazzo facciamo, però se lo dici tu. Noi maschi ci spaventiamo perché noi fondamentalmente siamo dei mammoni. Finché vivi a casa con tua mamma, ti svegli all'1 del giorno dopo, hai il menù. C'era mia mamma, mi aspettava, prego, 3 primi, 3 secondi. Avevo una vestaglia sul PF, Pucci Family. Mio papà col carrello dell'enologo, buonasera, abbiamo oggi uno Chardonnay. Tornavo a casa alle 3 del mattino, camicia sudata dalla discoteca, aprivo la porta del bagno, la vasca là in fondo, prendevo la camicia, ma sì, vado. Le scarpe, una in balcone, l'altra aprivo la stanza dei miei genitori, pom, in testa mio padre. Lui prendeva la scarpata, toccava a mia mamma e le faceva: è tornato. Ma nessuno mi dava fastidio. Noi maschi ci spaventiamo della convivenza, perché noi, per i primi 35 anni, che è la nostra adolescenza, secondo me abbiamo 2 neuroni. Io mi svegliavo al mattino il primo, la figa, la figa. La figa! Mi giravo al pomeriggio, Inter, Inter!